Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram sa che tra poco parto per la Grecia, per Corfù, e quando voi vedrete questo video io già sarò lì. E mi avete chiesto in tantissimi di preparare il mio beauty makeup con voi e anche la valigia. Andiamo a creare il mio beauty e sarà un beauty per una valigia da 10 kg, quindi deve essere tutto piccolo perché uno, non ho più spazio nella valigia come potete vedere, due, le cose non devono superare i 100 ml. Di conseguenza ho comprato tutti questi barattolini qui e tantissime mini size. Adesso non si capisce niente perché c'è un macello sulla mia scrivania. Comunque ho comprato tantissime mini size in modo tale da rendermi il lavoro un po' più facile e in più mi sono divisa con la mia migliore amica delle cose. Quindi ad esempio lei porta il dentifricio, io porto lo shampoo e così via. Quindi vediamo di travasare tutte le cose all'interno di questi barattolini sperando anche di creare delle dosi doppie. Quindi se porto lo shampoo devo immaginare che quella quantità la utilizzerò sia io che Giulia. E prima di iniziare però vi ricordo di seguire il canale. E niente. Iniziamo. Ah, mi scuso per le condizioni, sono indecente, adesso finisco tutta sta sudata nel fare la valigia e poi vado a farmi una bella doccia. Perdonate tutto il macello dietro di me e la mia mise, però fa veramente caldo. Comunque, il beauty che andrò a utilizzare è questo qui con la M, lo utilizzo ogni anno, l'ho preso da Primark 2 o 3 anni fa. E qui dentro deve entrare tutta la roba skincare, tutta la roba haircare, tutte le cose per il makeup. E sono cose che devo usare per 8 giorni, perché sarò 8 giorni in Grecia. Quindi è una bella impresa. Però alcune cose, ad esempio, non dovrò portarle. Quindi il deodorante, no. Oh, i dischetti, no. Mentre tutto il resto sì. Dovrò comprare questo qui, che è un kit con spazzolino e dentifricio. Il dentifricio non lo dovrò portare io, quindi è stato un acquisto un po' inutile. Mi ero dimenticata che insomma non toccava a me portare questo. E quindi porto lo spazzolino e questo qui da viaggio che appunto si va a chiudere, diventa piccolo piccolo. Mia mamma mi ha comprato questa qui, è una crema corpo che è 100 ml. Io ho anche questa qui che fregherei ad un hotel, però in due questa qui è troppo poco, però questo è troppo grande. Questo qui che è un gel intimo che anche questo fregherei ad un hotel, quindi lo mettiamo. Il piccolo balsamo della Pantene, lo mettiamo. Poi questo qui è dove deve entrare lo struccante, quindi adesso andiamo a riempirlo di struccante. Poi ho questa mini size di Origins per crema e contorno occhi. Mi porto questi due perché sono già belle e pronte. Qui penso di metterci il tonico. Ho comprato anche il mini bagno schiuma e adesso vediamo se Giulia porterà il suo, se devo portarlo io, e anche delle mini salviettine e ovviamente una mucchina nuova. Ok, iniziamo a riempire questo qui di struccante. Forse è meglio questa perché la grandezza è uguale, però questo qui avendo lo spruzzino è molto più comodo, però preleva davvero tanto prodotto ogni volta, quindi mi sa che lo metterò qui. Lo struccante va ad attraversare quello che c'è qui dentro in questa boccettina e vado ad aggiungerne altro. Purtroppo mi dispiace tantissimo poter fare la mia doppia detersione, però vabbè, pace. Per quanto riguarda il siero, ho queste boccettine qui di siero piccolino, di campioncino, quindi porteremo lui. E per lo shampoo, non so se portarmi questo qui per i capelli grassi o questo qui che fa crescere i capelli, che quindi è un po' più idratante. Quale porto? No, dai, portiamo questo che è bello grande, devo consumarlo. Quindi boccettina. Andiamo a mettere il mio tonico, essendo che lì si morirà di caldo sicuramente, vado a mettere il mio tonico all'aloe rinfrescante. Ok, approfittiamone. Non so se mettere un po' di prodottino per i brufolini qui dentro e mi sa che farò così, perché non se la messo con i brufoli almeno li levo. Ok, e poi vado a mettere qui dentro invece l'olio per i capelli.
penso vada più che bene, anzi pure troppo. Ok, quindi andiamo ad aggiungere il prodottino per i brufoletti, il tonico, lo shampoo, 3 kg di shampoo, poi abbiamo lo struccante e l'olio per capelli. Ecco qua, c'è anche il tappetino, meno male. Il siero, credo che uno basti, due mi sembra un po' troppo. E il bagnoschiuma. Ovviamente qua devo aggiungere ad esempio una lametta, che adesso non c'è, che mi serve ancora. Poi abbiamo profumini vari, ne metto uno, adesso prendo anche l'altro. Ogni volta che una persona dice un campioncino e sai fare il profumino, ogni volta lo denigra, ma vi assicuro che sono super utili per partire, perché sono davvero piccoli, piccoli, piccoli. Passiamo al make-up. Benvenuti nella postazione make-up. Allora, diciamo che non c'è ancora tantissimo spazio. Vado ad aggiungere lo specchio, che è fondamentale per truccarmi, io lo porto sempre in balanza con me. Passiamo prima ai pennelli, perché è quella cosa che uno si dimentica sempre. Spugnetta, che però voglio mettere nel porta spugnetta da viaggio. Sì, è vero, occupa un pochino più di spazio, però. Poi pennello da cipria, pennello da blush e contouring in crema. Pennellini, porto questo qui da sfumatura, devo pulirli tutti ovviamente, voi non guardateli adesso così. Poi porto quel mio preferitissimo da eyeliner piccolino. Questo qui, un altro pennellino da sfumatura magari, eccolo qui. E uno magari da applicazione. E quindi questi sono i pennelli che mi serviranno. Questo qui che sia gel che colore, perché non c'è spazio, non posso portarmi pomade, gel trasparente, no. Contouring in crema e il mio blush preferito, Rose Ritual, che adesso sto cercando, sempre in crema. Cipre, lo so, sono due, ma io non ne so usare una sola. Aiuto, non c'è più spazio. Cioè, giù non c'entra più niente. Correttore, mascara, perché passiamo agli ombretti. Allora, porto un eyeliner bianco e questo qui pieno di brillantini che mi piace tantissimo. Devo portarmi una palette, sicuramente. Porto questa qui di Melissa Tani. E portiamo 3 soluzioni labbra, direi. Questa di Kiko, con le mie 2 matite per le labbra, quella di Essence e quella di Sephora. Poi sistemerò meglio tutto, perché così non entra più niente. Poi il mio gloss di Dior e infine direi la tinta labbra, quella rossa di Wygon. Direi che sono stata brava, o no? E mi porto, vi dico, un altro pennello da sfumatura. Questo è un po' più piccolo. Questo non so dove farlo entrare, ma entrerà. E quindi questo è tutto il mio beauty per stare 8 giorni in vacanza. So che per tanti di voi sarà qualcosa di enorme, esagerato, però questo è quello che a me serve e io uso tutto quello che ci sarà qui dentro. Devo aggiungere anche mollettine, elastici, qualche forcina carina. Fatemi sapere voi cosa portate nel vostro video da viaggio, perché qui c'è tutto quello che mi serve. Come ho detto, alcune cose mancano perché le divido con Giulia, e però insomma ci siamo. Spero anche di non essermi dimenticata nulla, ovviamente poi lo ricontrollerò altre 1000 volte per come sono fatta io. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per supportare la nostra community. E niente, buone vacanze a tutti quanti. So che è tardi, che siamo fino ad agosto, però io adesso parto. Buona fine estate a tutti, perché tra poco inizierà la nostra routine, però ce la godiamo tutta serenamente, passo per passo. Un grande bacio e ci vediamo alla prossima, ciao.